Buongiorno a tutti voi e pace a voi. Da pochi giorni siamo entrati nel tempo di avvento, tempo di preparazione al Natale, di attesa, di vigilanza, di preghiera. Vorrei offrire qualche spunto di riflessione su due aspetti dell'avvento. Anzitutto l'attesa. Attendere, aspettare possono sembrare sinonimi. In realtà i due termini presentano sfumature diverse. Si può infatti aspettare che passi il mal di testa, si aspetta un tram, si aspetta che passi la pioggia e torni il sole. Attendere significa tendere a. Implica un atteggiamento attivo di attenzione, di vigilanza, di desiderio, di tensione verso qualcosa o qualcuno. Noi attendiamo un evento significativo, qualcosa che è importante. Attendiamo l'arrivo di un amico, attendiamo la nascita di un bambino. L'avvento implica anche un secondo aspetto, il vuoto. Ecco il secondo termine che mi sembra importante per questo tempo di avvento. Vuoto significa fare spazio, come una mamma che attende un bimbo, fa spazio dentro di sé, nel suo corpo, nel suo cuore, nei suoi pensieri, nei suoi progetti, nella sua casa, per permettere a questo bambino di formarsi in lei, di nascere, di crescere. Fare vuoto implica lasciare qualcosa di sé, le proprie preoccupazioni, i propri progetti, per fare spazio a un evento o a qualcuno di significativo, di importante per la mia vita. Solo se le mie palme sono vuote, potrò cogliere tra le mie mani un dono. Ecco allora le due parole per l'avvento che vi voglio lasciare oggi. Attesa come tensione a, desiderio verso e vuoto come spazio preparato dentro la propria esistenza per poter accogliere il bambino Gesù che ci è dato, che è affidato alla nostra fragile umanità e che viene a rinnovare la nostra vita. Se saremo capaci di autentica attesa e di fare spazio dentro di noi, ci lasceremo sorprendere da questo evento straordinario. Il Verbo di Dio che si è fatto carne ancora una volta ci sorprenderà con il suo amore e verrà a portare novità di vita dentro la nostra esistenza. Ci affidiamo a Maria, donna dell'attesa e madre di speranza, affinché ci accompagni lei in questo tempo di grazia. Buon avvento!